Ciao ragazzi, ne approfitto prima di che inizi la partita del Brasile per parlare della partita della Germania. Germania che perde col Messico, Messico tutta difesa e contropiede, una Germania un pochino sulle gambe, ancora un po' imballata, ma si sa che le grandi, comunque, se avete visto tutto il mondiale, le grandi stanno partendo tutte col freno a mano un po' tirato, ma è una questione di preparazione, verranno fuori poi alla lunga. Certo, per la Germania è una sconfitta che fa male perché perde contro un buon Messico, ma adesso insomma, in un girone con la Serbia che ho visto oggi è un'ottima squadra. La Germania adesso dovrà subito tirarsi sulle maniche. Secondo me, alla fine la Germania tu non lo passa, perché la Germania, insomma, alla fine la Germania in un modo o nell'altro i gironi li sfanga. Dai, parliamoci chiaro, e credo che passerà tranquillamente. Complimenti al Messico, e adesso ha giocato Khedira, visto che sapete che faccio soprattutto i post partita sui giocatori della Juve. Ha giocato Khedira, non ha fatto una grande partita, io direi un 5,5-6. Niente di troppo negativo, neanche niente di troppo positivo. Alla fine, insomma, cosa possiamo dire? Possiamo dire solo che adesso aspetto di vedere. Sono curioso di vedere il Brasile stasera con Douglas Costa in panchina. Staremo a vedere, insomma, come il Brasile giocherà con la Svizzera. E dunque, Germania che perde con il Messico, ma assolutamente da non dare per fuori dal mondiale. Anzi, attenzione alla Germania, perché secondo me resta una delle squadre più complete insieme alla Francia. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!